Sono davvero grato per l'invito che mi è stato rivolto a celebrare insieme con voi che siete i suoi concittadini, celebrare il 135° anniversario della nascita di San Pio. Ringrazio per le parole di saluto e mi unisco alle espressioni di saluto per voi tutti, per la fraternità francescana, per i presbiteri presenti, per le autorità. Al signor Sindaco è stato ricordato l'inizio dell'ufficio, buon cammino, diremmo. E con lui tutte le altre autorità, signori sindaci, autorità civili e militari e di polizia presenti. Padre Pio è un santo che personalmente mi è caro per più ragioni. Ne dirò due soltanto. La prima è perché sono nativo della terra di Puglia, dell'estremo Salento. La terra di Puglia dove San Pio ha vissuto per tanti anni e ha lasciato tanti segni, non soltanto della sua santità, ma anche della sua carità. L'altra ragione è questa: tanti anni or sono, ero molto più giovane, quando fu avviato il processo per la sua beatificazione. Questi processi sono avviati nella chiesa dove il servo di Dio è morto, quindi sto parlando del Gargano, della chiesa di Manfredonia a Vieste all'epoca, adesso San Giovanni Rotondo. Ero insegnante di teologia nell'Istituto Teologico Pugliese a Laterano e allora fui incaricato di preparare quella che è chiamata la censura teologica sui suoi scritti. Una prima censura era stata già stata fatta sulle lettere, sull'epistolario edito, pubblicato, ma c'era una massa enorme di corrispondenza che era inedita, non era stata ancora studiata e bisognava farlo. E ricordo che nella mia stanza nel seminario regionale a Molfetta erano tanti i faldoni dove con pazienza la postulazione aveva trascritto tutte le lettere, la corrispondenza di Padre Pio. Essere censore degli scritti, censore teologo, significa esaminare se in quegli scritti c'è qualcosa che sia contraria alla fede, che sia contraria alla morale. E ovviamente non trovai niente di tutto questo. Però quella lettura lunga, paziente, mi permise di entrare un po' di più nell'animo, nel cuore di Padre Pio. Quelle lettere, molte delle di quelle ora sono state pubblicate, allora erano tutte sconosciute, erano tutte inedite. E per me questo fu una grazia. E anche per questo ho accettato volentieri di giungere sin qui, giungervi come in pellegrinaggio. Tante volte, ovviamente, anche ufficialmente, mi è accaduto di dover andare a San Giovanni Rotondo. Sottolineo che qui oggi ci torno come pellegrino, ma tanti anni or sono, perché insegnando all'Università a Roma, questa strada, la Telesina, la facevo
tutte le settimane, praticamente l'ho vista costruire quella strada. L'ultima pompa di benzina era a Grotta Minarda e la successiva poi era a Cassino, quindi bisogna vedere se il serbatoio della benzina, una volta non ho guardato bene, ho dovuto spingere la macchina, pazienza. Però rientrando da Roma era in tempo e dissi passo da Pietrelcina, sempre vedevo questa indicazione per Pietrelcina. E ci venni privatamente per guardare, per vedere questo luogo appunto dove è stato detto tutto ha avuto inizio, tutto ha cominciato, tutto è cominciato. Stiamo celebrando la Santa Eucaristia, allora il nostro primo compito, il nostro primo dovere è quello di meditare sulla parola che abbiamo ascoltato. Questa parte della Santa Messa è chiamata liturgia della parola. Il Signore ci ha parlato e adesso noi dobbiamo fare fruttificare pian piano quella parola nel nostro cuore. Quello che abbiamo ascoltato, un passo dal Vangelo secondo Matteo, è uno fra i testi più intensi e più elevati del primo Vangelo, almeno secondo l'ordine canonico che noi abbiamo. Il Vangelo secondo Matteo è il primo. Sono nel contesto di quel Vangelo delle espressioni così inconsuete che sembrerebbero appartenere piuttosto al quarto Vangelo, al Vangelo secondo Giovanni, e qualcuno queste parole che abbiamo ascoltato le chiama come una pietra caduta dal cielo, caduta dal Vangelo secondo San Giovanni nel Vangelo secondo Matteo. Ecco perché dicevo uno dei scritti, dei passaggi più intensi. Gesù parla al Padre suo. Ecco, la prima parte del testo che abbiamo ascoltato è un dialogo di Gesù col Padre suo e fonde il suo cuore, anzitutto in un ampio ringraziamento. Dice, ti benedico, oh Padre. Ecco, qualche volta noi quando preghiamo cominciamo a chiedergli qualche cosa al Signore. Invece è come Gesù ci ha insegnato nel Padre nostro, sia santificato il tuo nome. E Gesù comincia così, ti benedico, Padre. E lo ringrazia, lo loda, perché egli, anche nella sua realtà umana, nel suo cuore di vero uomo, nel suo vero cuore di uomo, Gesù sente, Gesù sa di essere il figlio che il Padre ama. Gesù ringrazia il Padre suo per essere oggetto della sua benevolenza, essere il depositario del suo amore. Però Gesù sa anche un'altra cosa, non soltanto di essere amato dal Padre, sa anche che la volontà del Padre suo è che egli renda partecipi tutti gli uomini del suo dono. San Paolo lo ripeterà con un meraviglioso inno. Gli autori sacri, gli studiosi del testo sacro dicono che non l'ha scritto San Paolo, lo ha trovato. Quindi siamo nella prima generazione cristiana, un inno che egli riporta nel secondo capitolo della lettera ai Filippesi e dice che egli, Gesù, il Figlio di Dio, pur essendo nella condizione di Dio,
non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo e diventando simile agli uomini. Gesù sa di essere il figlio amato dal Padre, ma questa condizione non la tiene gelosamente per sé, non ritenne come un privilegio questa sua condizione, ma ha voluto rendercene partecipi tutti noi. Gesù non è uno che tiene per sé. Il testo latino vorrebbe usare un'altra espressione molto più dura, non ritenne una rapina. Nella commedia francese c'è un personaggio, l'avaro, arpagone. Gesù non è un arpagone che tiene per sé, è invece uno che dona. Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli, così dice nel suo ringraziamento. Il mistero del suo amore filiale verso il Padre e dell'amore paterno per lui è percepito da Gesù ed è partecipato a quelli che come lui sono piccoli, piccoli, piccoli non d'età, ma soprattutto piccoli di condizione, piccoli per la semplicità, quelli che nelle beatitudini sono chiamati i puri di cuore. E quindi quelli che non fanno fatica a sintonizzarsi con Gesù, non fanno fatica a capirlo. Ecco, dopo questa prima parte, ce n'è una seconda che è un po' come una riflessione di Gesù, parla tra sé e sé. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Ma dopo questa riflessione, l'ultima parte del racconto del testo del Vangelo è un invito che Gesù rivolge ai suoi discepoli. È un invito che rivolge anche a noi che ascoltiamo la sua parola. Dice: venite a me, venite a me. Non si rivolge a degli ignoranti per renderli sapienti. Non è un insegnante, dice venite alla mia scuola, adesso vi insegnerò io tutto, no. Ma Gesù si rivolge a delle persone rese stanche da quelli che invece li affaticano con delle prescrizioni esagerate, con dei precetti inutili. Ecco perché dice: il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. Quando gli ebrei sentivano questa parola, il mio giogo, e noi magari pensiamo alle bestie da soma che hanno il giogo sul collo, ma gli ebrei capivano subito cos'era il giogo, pensavano ai precetti della legge. E per osservarli tutti non gli bastava un anno, talmente erano numerosi. Ecco perché c'è qualcosa di esagerato. E Gesù è sempre uno che, quando si tratta della legge, quelli che noi chiameremmo i comandamenti, è sempre uno che fa la tara. E alla fine dice: quanti sono i comandamenti? Magari noi del catechismo abbiamo imparato che sono 10. No, Gesù dice è uno solo. Ama. Ama.
cioè Gesù va all'origine, da dove tutto deve nascere per noi. E questo non è vero soltanto nei nostri rapporti col Padre Eterno, con Dio, con Lui. Se questo fosse vero, per tutti i nostri rapporti, i rapporti personali, i rapporti familiari, i rapporti sociali, il nostro convivere, il nostro stare insieme, se un po' ci sforzassimo, un po' di più a farlo nascere dall'amore. E Gesù si presenta come un modello. Ecco, Gesù dice, io sono. Quando il Padre suo dirà sul monte Sinai a Mosè, io sono, quando userà questa espressione, il racconto della Bibbia ci dice che ci furono tempeste, fulmini, fuoco, egli si rivela, Dio si rivela nel fragore della natura. E quando si manifesta agli egiziani, si manifesta distruggendo. E invece Gesù dice, io sono mite e umile di cuore. E questo è il nostro modello, mite e umile di cuore. Se le capissimo queste parole, umile è una parola che nella lingua latina dice quella cosa sulla quale noi possiamo poggiare i piedi, la terra. Se noi non avessimo la terra sotto i piedi, non potremmo camminare, non potremmo neanche giocare a pallone, neanche fare una passeggiata, fare un viaggio. E l'umiltà è ciò su cui tutto si sostiene, anche nella vita spirituale. La santità nasce dall'umiltà. Ecco, queste parole che abbiamo udito ci fanno entrare anche nella comprensione della figura di Padre Pio. Non c'è difficile riconoscere in queste parole, venite a me, voi che siete affatichi e oppressi, io sono mite e umile di cuore, troverete ristoro. Non c'è difficile riconoscere l'esperienza umana, l'esperienza cristiana, proprio come è cominciata qui, a Pietrelcina. Umanamente, in Francesco Forgione troviamo, specie nella sua primissima giovinezza, trascorsa qui a Pietrelcina, troviamo una persona semplice, una persona umile. Vediamo un bambino che è affidato alle cure dei genitori, ma già si mette nelle mani di Dio. E con Dio, Padre Pio, già da piccolo, ha i suoi primi incontri. Egli li vive nella semplicità, li ritiene cose comuni, lo ricorda egli stesso, nella sua saggezza però il Signore stava lavorando in quell'anima per renderla perfetto soldato di Cristo, quasi un combattente eroico tra le file dei consacrati, come egli scriverà in una sua lettera. Quante persone sono rimaste affascinate dall'incontro con Padre Pio. Nell'omelia che tenne per il rito della sua beatificazione, Giovanni Paolo II lo ricordò, disse: innumerevoli persone si sono recate a incontrarlo nel convento di San Giovanni Rotondo. Io ero troppo piccolo per poter arrivare a San Giovanni Rotondo, come si faceva all'epoca. Però ho incontrato tante persone, anche sacerdoti, che con Padre Pio hanno parlato, che lo hanno incontrato, che si sono confessati da lui.
chi si recava a San Giovanni Rotondo per partecipare alla sua messa, per chiedergli consiglio, per confessarsi, trovava in lui un'immagine viva di Gesù. Il suo corpo era segnato dalle stimmate, e ricordato appunto, come è stato detto anche all'inizio, lo stigmatizzato del Gargano, quei segni che ha cominciato ad avere in questa terra, qui. E queste stimmate mostravano in lui questa estrema, questa massima connessione, questo congiungimento tra morte e risurrezione. Le stimmate sono aperte. Ricordiamo le parole di Gesù a Tommaso: metti qua il tuo dito. E Padre Pio non se ne vantava, se ne vergognava. Se ne vergognava perché i veri santi si vergognano di avere avuto immeritatamente un dono di Dio. E quando poi San Giovanni Paolo II celebrò il rito della canonizzazione di Padre Pio il 16 giugno del 2002, egli commentò proprio questa pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato oggi, l'immagine del giogo, e ricordò anche le tante prove che l'umile cappuccino di San Giovanni Rotondo si trovò ad affrontare, e aggiunse così, cito le parole di San Giovanni Paolo II, anch'egli confessò di aver avuto un rapporto, una relazione con Padre Pio. Oggi comprendiamo in lui quanto sia dolce il giogo di Cristo, è davvero leggero il suo carico quando lo si porta con amore. Quando si porta con amore, tutti i pesi si alleggeriscono un pochino, diventano sopportabili. E questo lo sperimentiamo tante volte. Quante volte nella famiglia? La mia mamma e il mio papà mi hanno sopportato, ma perché mi volevano bene. Chi ama, sopporta. La vita e la missione di Padre Pio testimoniano che difficoltà e dolori, se accettati con amore, diventano un cammino di santità che apre verso prospettive di un bene più grande che solo il Signore conosce. Certo, noi oggi ricordiamo Padre Pio, ma quanti anni sono passati? Ma quando egli viveva sulla terra, quante incomprensioni non ha dovuto affrontare, anche all'interno del mondo ecclesiastico. Questi segni della passione, della risurrezione, le stimmate, sotto un profilo umano, rendevano più complicata la testimonianza di Fra Pio. Sappiamo che quando proprio qui a Pietrelcino le ricevette per la prima volta, egli chiese a Dio che non rimanessero visibili. E il Signore che ascolta i suoi figli per un certo tempo lo accontentò. Aveva i segni della passione, li sentiva nella sua carne, ma nessuno li vedeva. Ma poi non poté nascondere oltre la testimonianza del crocifisso in lui. Ed ecco che la croce cominciò a farsi vedere anche fisicamente nella vita di quest'uomo. Per alcuni era motivo di critica, motivo di scandalo, per altri e per noi oggi erano i segni della presenza di Dio. Come Gesù sulla croce fu scandalo per molti,
così Padre Pio coi segni della passione per tanti suoi contemporanei diventò scandalo. E allora voglio concludere, carissimi, voglio concludere con la preghiera che ancora Giovanni Paolo II pronunciò alla fine dell'omelia del rito di canonizzazione. È una preghiera composta attraverso queste pagine di Vangelo, queste parole di Vangelo che abbiamo ascoltato. Dice così: quanto appropriate paiono le parole di Gesù quando noi le pensiamo riferite a Padre Pio. Insegna anche a noi, ti preghiamo, l'umiltà del cuore per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo, ai quali il Padre ha promesso di rivelare i misteri del suo regno. Aiutaci a pregare senza mai stancarci, certi che Dio conosce ciò di cui abbiamo bisogno prima ancora che glielo domandiamo. Ottienici, Padre Pio, uno sguardo di fede come il tuo, capace di riconoscere nei poveri e nei sofferenti il volto stesso di Gesù. Caro Padre Pio, sostienici nell'ora della prova e se cadiamo, fa che sperimentiamo la gioia di quel sacramento del perdono che tu instancabilmente hai amministrato, hai celebrato. Trasmettici, caro Padre Pio, la tua tenera devozione verso Maria. Accompagnaci nel pellegrinaggio terreno verso la Patria Beata, dove speriamo di giungere anche noi per contemplare in eterno la gloria del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.